anche se sanissimi, debbono passare una rigorosa visita medica a questi cani di antichissima schiatta e che contano tra i loro antenati persino dei cani che hanno fatto le crociate. Si tratta di una formalità noiosa ma indispensabile per poter partecipare alla quinta esposizione nazionale canina di Viterbo. E per le povere bestie non è finita. Le amorosissime padroncine si avventano su di loro armate di spazzole, forbici e preziose acque di colonia. Quindi gli amici dell'uomo sfilano come mancheo su brettine sull'immancabile passerella. Per loro fortuna fra gli spettatori non c'erano cani bastardi, se no sai i versacci di colorita origine napoletana. Ma finalmente lo strazio finisce e si passa rapidamente alla premiazione. Moltissime le coppe e le targhe. Discusse le decisioni dei giudici. Un non premiato, il più polemico, si è precipitato al tavolo della giuria. Non ne poteva più e ha protestato vivacemente.